Carissime amiche, carissimi amici, benvenuti per questo nuovo appuntamento nel quale cercheremo di delineare per sommi capi la figura di San Bonaventura da Bagnoregio. Beh, intanto diciamo che a livello proprio metodologico cercherò, visto che ho stilato anche una serie di appunti proprio per rendere più fruibili e più dettagliati possibili, ma nello stesso tempo anche meno pesanti e più fluide. Per chi dovesse ascoltarmi, le notizie che sono appunto reperibili, sussumibili intorno a questo grande studioso medievale. E quindi ecco, ciò detto, avrei pensato di suddividere in tre brevi video, quella che può essere nel primo la sua vita, nel secondo video invece, quindi la sua vita e le sue opere, nel secondo video invece quello che è il suo pensiero teologico, filosofico. E nel terzo video, infine, quella che è la sua opera che a noi adesso interessa trattare, ovvero sia la vita di San Francesco. Infatti questo grande frate francescano, praticamente contemporaneo di San Francesco d'Assisi, visse di prima mano le vicende che tratta sul grande santo fondatore dei francescani, sul poverello di Assisi, alla fortuna quindi di condividere l'esperienza francescana proprio con il grande maestro e è anche però un grande teologo, un grande filosofo, dalle idee molto fresche, diciamo, che portano innovazioni, si inseriscono nel solco di quella tradizione che porta poi alla scolastica e che parte proprio da San Paolo di Tarso per arrivare a Sant'Anselmo di Aosta. Tra l'altro fu anche amico di San Tommaso d'Aquino, grande frate domenicano, che fu davvero uno dei capisaldi della scolastica stessa. Per cercare di realizzare quanto vi ho detto, ci affideremo a quanto è stato pubblicato del testo di San Bonaventura da Bagnoregio, nel testo Vita di San Francesco per i tipi della Città Nuova Edizioni, la casa editrice associata, diciamo così, comunemente al Movimento dei Focolari, e in modo particolare alla introduzione al prologo di Mario Spinelli. È una bella edizione questa, sicuramente, anche se ne potete trovare certamente in commercio di vario tipo. Ma adesso rompiamo gli indugi, come si dice, e iniziamo proprio a parlare di San Bonaventura. Ecco, San Bonaventura, ricordiamo che il nome secolare di questo grande frate era Giovanni Fidanza, era nato a Bagnoregio nel 1221, su questo sono concordi la maggioranza degli studiosi e degli storici. Secondo altre ipotesi invece nacque nel 1217, ma sono ipotesi meno accreditate. Ecco, tra l'altro ricordiamo che la localizzazione di Bagnoregio è una stupenda località che si trova vicina al lago di Bolsena, tra le regioni del Lazio, della Toscana e dell'Umbria, proprio in una zona praticamente di confine. La sua fu una vocazione piuttosto precoce e sin da giovanissimo entrò a far parte dell'ordine dei frati minori, fondato proprio dal poverello di Assisi, San Francesco. Egli scrisse, come ricordavo poc'anzi, tra le altre opere, La vita di San Francesco, un'opera senz'altro più semplice rispetto alle altre che sono più di tenore filosofico e teologico, questa è più di tipo storico, agiografico, però parla anche molto del santo per quanto riguarda la sua collocazione proprio nel secolo, quindi ciò che fece proprio Francesco d'Assisi in quanto uomo del secolo prima di avere la vocazione, per quanto dice che sempre ebbe la vocazione, anche quando era ancora un commerciante al fianco del padre, anche quando era guerriero per la famosa disputa delle città medievali, ad esempio c'era in atto la famosa guerra tra Perugia e Spoleto, ecco, in quel periodo, però era sempre portato verso il prossimo. Ricordo un episodio nel libro, così lo anticipiamo, in cui liquidò non proprio bene un poverello che era andato a chiedergli l'elemosina e poi non si diede pace fino a quando non riuscì a ritrovarlo in modo tale da elargirgli quello che riteneva giusto, appunto, gli dovesse essere dato. Ecco, parlando della vita di San Francesco, scritta da San Bonaventura di Bagnoregio, praticamente parliamo di un santo che parla di un altro santo, e questo è molto significativo, anche perché questo santo fu di particolare importanza, particolarmente pregnante da un punto di vista dello spessore teologico-filosofico.
Allora, procediamo e andiamo per ordine. San Bonaventura studiò con i francescani, divenne un raffinato e profondissimo teologo, anche filosofo, e perfezionò poi i suoi studi presso la già rinomatissima a quel tempo Università di Parigi. A Parigi conobbe ed apprezzò peraltro il grande studioso Alessandro di Hales, definito Doctor Irrefragabilis, un erudito francescano che tentò di utilizzare la metodologia, l'episteme per così dire aristotelica, per poter interpretare razionalmente la dottrina teologica. Alessandro di Hales era imbevuto di agostinismo reinterpretato da Sant'Anselmo. Profondamente debitore, quindi intellettualmente, ad Alessandro di Hales, lo definì pater e magister. Alle sue lezioni si abbeverava con curiosità, interesse e volontà di reinterpretare criticamente le teorie del grande maestro. Proseguendo nel tempo, ritroviamo San Bonaventura nel 1248, assegnatario della cattedra francescana, che era stata proprio di Alessandro di Hales, presso l'Università di Parigi. Poco più tardi gli venne riconosciuto, unitamente a San Tommaso d'Aquino, che aveva conosciuto personalmente e di cui era contemporaneo e grande amico, e come vedremo poi e combatterà, ecco, tra virgolette, una battaglia affinché gli ordini mendicanti potessero avere il giusto riconoscimento. Proprio in anni appena successivi si scatenerà proprio questa sorta di inimicizia, ecco, per così dire, da parte di un grande teologo come un certo Dell'Amore, ecco, che aveva dichiarato non completamente attendibili quelle che erano le teorie dei frati mendicanti, ma lo vedremo con ordine, adesso ve l'ho soltanto anticipato. Ecco, San Tommaso d'Aquino, appunto, e San Bonaventura facevano parte quindi dell'ordine dei mendicanti, rispettivamente dei francescani e dei domenicani, e difesero l'attività didattica e teologica degli stessi, in ciò anche aiutati direttamente dal pontefice Alessandro IV, pur se inizialmente avversati da un teologo, Guglielmo di Sant'Amore, che aveva lanciato i suoi strali contro gli ordini mendicanti francescani e domenicani stesso, anche tramite un pamphlet, chiaramente polemico, che aveva scritto nel 1255, il De periculis novissimorum temporum. Ma dal 1252, quindi alcuni anni prima, 3 anni prima, quindi prima del pamphlet stesso citato, seppur comunque dopo un ritardo considerevole nell'ascesa agli incarichi ecclesiastici ed accademici, molto probabilmente a causa proprio dell'attività di influenti protagonisti come Guglielmo d'Amore, da parte di questi ordini mendicanti che faticavano, ecco, ad avere incarichi pari a quelle che erano le loro competenze e capacità, insomma, non si vedevano riconosciuti i loro diritti di studiosi e di religiosi. Ecco, dopo appunto che ci fu questa polemica, diventarono finalmente protagonisti. Anche se poi dal 1252, anche se nel 1255 questo teologo Guglielmo di Sant'Amore tentò di sferrare un attacco finale con questo pamphlet. Tuttavia la cosa non riuscì anche per l'intervento, come abbiamo detto, di Papa Alessandro IV. E quindi ecco che dopo questo momento in poi venne riconosciuto finalmente l'ampio valore culturale e anche religioso incarnato dagli ordini mendicanti francescani e domenicani. Nel 1257, peraltro, San Bonaventura aveva 36 anni e diveniva ministro generale dell'ordine dei minori, incarico che tenne sino al 1274, anno della sua dipartita, e vedremo che un anno prima esattamente della sua dipartita assumerà poi gli incarichi di vescovo e diventerà, sarà addirittura creato cardinale. Ad ogni modo, questo che stiamo considerando, quindi dal 1257 fino alla fine 1274, fu un periodo fecondo di risultati in ambito filosofico-speculativo, ma fu anche un periodo turbolento per le tante diatribe interne alla famiglia francescana, per la quale esercitò un'enorme attività di mediazione e di pacificazione, da cui le varie realtà erano scosse, anche e diremmo soprattutto in relazione al modo di intendere e vivere evangelicamente la povertà. Riuscì quasi sempre nei suoi intenti, in un modo particolare San Bonaventura fu propositore di una distinzione netta, quanto talora convergente, però, fra quanto vissuto e proclamato personalmente da San Francesco d'Assisi, e naturalmente ribaditi nella loro forma più ampia e totale,
e le regole e norme, comunque vincolanti e parimenti obbligatorie, riguardanti la regola dell'ordine ed approvate in toto dal pontefice stesso. In altre parole, ecco, questa duplice attività si distingue in un'attività che è legata alle regole relative all'esempio di San Francesco d'Assisi, e quindi tale viene vissuto il carisma francescano, e poi un secondo aspetto che riguarda regole e norme che vengono approvate per l'ordine dal pontefice stesso. E sappiamo infatti che gli ordini monastici, quando venivano fondati, erano, o anche gli ordini religiosi, pensiamo appunto a San Francesco d'Assisi, ma pensiamo anche a Don Bosco quando fonda i suoi salesiani, ecco, dipendevano poi direttamente dal pontefice, non più dal vescovo zonale, per così dire, diocesano, e quindi in un qualche modo si sganciavano da queste autorità provinciali e riuscivano a essere direttamente sotto la dipendenza del pontefice del tempo. Questo poteva essere anche un vantaggio in un qualche modo. Ecco, differenze, dicevamo, sottili tra ciò che aveva vissuto San Francesco e le regole formali dell'ordine, ma anche, diciamo, regole che diventano a questo punto sostanziali, e come sappiamo talora la forma è proprio la sostanza, perché in questo tipo di discorso che abbiamo fatto ci sono delle regole che sono proprio ratificate addirittura dal pontefice, e regole che invece vengono date sulla base della tradizione e di quanto lo stesso San Francesco aveva vissuto e inverato. Ci fu un periodo così in cui le polemiche furono calmierate, ma non fu un fatto definitivo. Infatti, dopo poco, e si può dire praticamente per sempre, divampò sotto la cenere un fuoco che minerà sempre la generale concordia in seno all'ordine. Momento inoltre importante per quello, fu quello in cui San Bonaventura venne investito dal capitolo generale dell'impresa, autenticamente tale può essere considerata in effetti, di scrivere la vita di San Francesco. Arriviamo in questo modo, tramite un rapido viaggio, no? Come ho sempre detto, con la nostra ideale macchina del tempo, al 1273, quando fu nominato vescovo di Albano e poco dopo fu creato cardinale da Papa Gregorio X. Visse poco dopo le nomine a vescovo e cardinale, morì infatti il 15 luglio del 1274 a Lione, città francese nella quale si trovava per partecipare al concilio ecumenico che si svolgeva in quel periodo. Ecco, tutto quello che riguarda San Bonaventura si svolge, come possiamo notare, nel XIII secolo, in cui la rimeditazione della scolastica attraverso l'attività degli ordini mendicanti nelle università religiose dà i propri bellissimi frutti, a cui si affianca nella prassi la vita esemplare e cristallina del fondatore dei francescani, per l'appunto San Francesco d'Assisi. Tra le opere ricordiamo, quindi diamo anche un rapido excursus delle opere, i Commentari in Quatuor Libros Sententiarum, in cui San Bonaventura analizza le sentenze di Pietro Lombardo, una vera opera omnia di teologia del periodo. Poi abbiamo il Breviloquium, che può essere considerato un compendio di teologia dogmatica. Poi abbiamo le Quaestiones disputate, in cui l'analisi di teologia dogmatica si fa più pungente ed analitica. Poi San Bonaventura scrisse diversi trattati teologico-esegetici, molte profonde omelie, diversi trattati ascetici. Ricordiamo in quest'area disciplinare almeno l'Itinerarium Mentis in Deum ed il Soliloquium, molto utili per comprendere lo slancio mistico dell'autore. C'è poi un testo particolarmente importante per comprendere, diciamo così, alcuni specifici aspetti riguardanti la cultura e la mentalità medievali, ovvero il De Reductione Artium ad Theologiam, e il titolo dice già tutto. Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato, arrivederci alla prossima puntata in cui vedremo più dettagliatamente, seppur brevemente, succintamente, il pensiero teologico-filosofico di San Bonaventura da Bagnoregio. Grazie a tutti, alla prossima puntata, magnifica giornata per tutti voi.